Fratelli e sorelle carissimi, celebriamo oggi la festa della esaltazione della croce, una parte del mistero pasquale di Cristo, non la più importante, ma sicuramente una parte importante. Sappiamo tutti che il mistero pasquale di Cristo è composto dalla passione, dalla morte e dalla risurrezione di Cristo. Quindi la croce è la strada obbligata per raggiungere la salvezza. La festa odierna ci dice come ogni discepolo del Signore Gesù deve avere insieme le due facce dell'unico evento: la croce e la Pasqua, la croce del risorto con tutte le sue piaghe, la risurrezione del crocifisso con tutta la sua luce. E già la pagina del Vangelo di Marco di domenica scorsa aveva dato una forza, una spinta tutta nuova al percorso esistenziale degli Apostoli e di conseguenza al nostro discepolato. Ricordate che qualche giorno fa, domenica, il nostro Maestro Gesù a Cesarea di Filippo, dopo aver chiesto cosa pensasse la gente di sé e cosa soprattutto i discepoli pensavano di lui, aveva dettagliato il suo programma. Marco dice: e cominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva molto soffrire ed essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, poi venire ucciso e dopo tre giorni risuscitare. E aveva ancora aggiunto: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Quindi la croce è condizio sine qua non per giungere alla salvezza. Questa è la logica di Dio, non un'altra. Però noi siamo tutti compagni di viaggio di Pietro e degli Apostoli, di quel Pietro che prima della Pentecoste la pensa diversamente da Gesù, la pensa diversamente da Dio. Noi siamo coloro che pensano le cose di Dio in modo umano, lontano dal pensiero di Gesù. Per cui ogni qualvolta noi ci poniamo alla scuola di Gesù, vogliamo imparare, vogliamo capire la logica di Dio, che è capace di chiedere il grande sacrificio della croce, del dono della vita, a chi? Al Figlio suo. Dio ha tanto amato il mondo da donare a noi il Figlio unigenito. E questo ci ha ricordato l'Evangelista Giovanni. Qualche attimo fa ci ha ricordato che Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, quel Figlio che ha vissuto, come direbbe l'Apostolo Paolo, il mistero dell'annientamento, dell'obbedienza fino alla morte e alla morte di croce. Ricordiamo lo splendido inno ai Filippesi. Gesù si aspetta tutto dal Padre. Lui, che era nel seno del Padre, lui svuota se stesso, si fa uomo, si fa servo.
umiliò se stesso fino alla morte e alla morte di croce. Questo è il cuore ardente del cristianesimo, la sintesi della fede. E ritornano con forza le parole di Papa Francesco, che nella Evangelii Gaudium dice: dove sta la tua sintesi, lì sta anche il tuo cuore. E noi non siamo cristiani perché amiamo Dio, siamo cristiani perché crediamo che Dio ci ama. La salvezza è che Lui mi ama, non che io amo Lui. L'unica vera eresia cristiana è l'indifferenza, perfetto contrario dell'amore. Amare, amare tanto, è la cosa che viene da Dio e da veri figli di Dio. Dovremmo riprendere tutta la teologia di Giovanni, che ci dice che Dio è amore e Dio per amore è stato capace di donarci il Figlio suo. Dio ha tanto amato il mondo da donarci il Figlio suo, Lui che entra nel nostro cuore con queste prerogative. E amare non è un emozionarsi dinanzi al crocifisso. Abbiamo tante immagini del crocifisso, i crocifissi spagnoli, pieni di piaghe, suscitano in noi il pianto, la commozione, l'emozione. Ma è sufficiente questo per sentirsi cristiani? Dio ha amato il mondo, Dio non ha mandato il Figlio, abbiamo ascoltato questa sera, per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Mondo salvato, non condannato. Ogni volta che temiamo condanne per noi stessi, per il peccato che portiamo nel nostro cuore, noi pensiamo da pagani, ci comportiamo da pagani, non abbiamo capito nulla del mistero della croce. Gesù ci ha salvato con il suo sacrificio. Il Figlio dell'uomo dovrà molto soffrire, essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti, essere messo a morte e dopo 3 giorni risuscitare. È questa la pista che ci apre il nostro caro Maestro Gesù. La croce per la risurrezione, la passione per la vita eterna. Ma è qualcosa che noi possiamo comprendere e capire grazie all'azione dello Spirito Santo. Abbiamo bisogno di essere uomini e donne che si lasciano rinnovare dalla presenza dello Spirito Santo. Ed è in questa logica che vogliamo iniziare questa novena in preparazione alla festa del nostro caro Padre Pio. Vogliamo ricordare uno dei suoi discepoli in quella scuola di santità che è partita da Gesù, che ha incontrato Padre Pio e che su questo santo monte del Gargano ha incontrato uomini e donne che hanno sacrificato e donato la loro vita per questo percorso di santità. È bello pensare
a Padre Pio, maestro di vita spirituale. È bello pensare ai suoi discepoli, coloro che han voluto fare sul serio. Padre Pio, a chi gli chiedeva di essere suo figlio spirituale, raccomandava di non fargli fare brutta figura. La stessa cosa ha detto a Damiano Fucci, gli ha raccomandato, divenuto fra Modestino da Pietrelcina, di camminare diritto, di percorrere quella strada della santità, e credo che queste raccomandazioni siano giunte alla Beata Maria Gargani, all'altro servo di Dio di cui è in corso il processo di beatificazione e canonizzazione, fra Daniele Natale da San Giovanni Rotondo. Quest'oggi abbiamo già percorso un anno da quando il nostro vescovo di Manfredonia Vieste, San Giovanni Rotondo, ha iniziato con l'insediamento del Tribunale la prima fase del processo di beatificazione e canonizzazione di Fra Modestino Fucci da Pietrelcina, che per ben 39 anni è stato portinaio di questo nostro convento di San Giovanni Rotondo, dopo aver espresso la sua ricchezza spirituale in altri 6 conventi della nostra provincia di Sant'Angelo e Padre Pio, all'epoca la provincia di Foggia, anche oggi è la provincia di Foggia, ma oggi ha questa nuova denominazione per rispetto al nostro caro confratello Padre Pio da Pietrelcina. Iniziamo questi giorni di preparazione alla festa di Padre Pio e avremo tanti momenti nei quali ci immergeremo nei testi della sua spiritualità, una spiritualità che ha messo Cristo e Cristo crocifisso e risorto al centro della sua vita. Comprenderemo come tutta la vita di Padre Pio è stato un continuo vivere la kenosi, cioè questo annientamento per far entrare Cristo nella sua vita, nella sua carne, nel suo vissuto. E dov'è la grandezza di Padre Pio? Dov'è la grandezza di Fra Modestino? Perché tanti uomini e donne venivano da Padre Pio e poi hanno continuato, con le differenze che gli riconosciamo, a venire a San Giovanni Rotondo da Fra Modestino, fare la lunga fila dinanzi alla portineria? Ricordo, quando ero guardiano di questa realtà, che i tanti pellegrini che saluto, abbraccio idealmente nel nome di Padre Pio e di Fra Modestino, ricordo che tanti venivano nel cuore della notte, della sera tardi, quando faceva freddo. E allora avevo detto a tanti confratelli di essere attenti alle sofferenze di questi pellegrini che venivano per passare qualche ora di spiritualità, per essere rinfrancati nel loro cammino, nelle loro pene. Dicevo a questi confratelli: portate le coperte, lasciate che qualcuno possa anche entrare nella foresteria, nelle notti che era veramente freddo, gelido qui a San Giovanni Rotondo. In questi giorni comprenderemo come tutta la vita di Padre Pio è stato questo imitare Cristo, vivere di Cristo. E ripenso con commozione ai tanti nostri confratelli cappuccini che hanno vissuto con Padre Pio, che quando gli si avvicinavano lo chiamavano padre spirituale. Ho riflettuto molto su questa dicitura, a questa sottolineatura. Perché lo chiamavano così?
perché ne vedevano un modello di uomo realizzato, di consacrato che viveva in pienezza la sua consacrazione, e poi un sacerdote che ha imitato Cristo nell'essere al tempo stesso vittima e sacerdote. Concludo con le parole di inizio pontificato di San Giovanni Paolo II, che diceva: non abbiate paura, non dobbiamo avere paura del progetto di Dio e del mistero della croce di Gesù Cristo, perché questo progetto, se noi ci crediamo, porta ciascuno di noi a risurrezione. Questa è la scuola che ha fondato Padre Pio, la scuola di santità, di un vissuto quotidiano, giornaliero, fatto di prove, di incomprensioni, ma che faceva già vedere, così come aveva detto Giovanni Paolo II nel discorso della beatificazione, la risurrezione. Il Signore Gesù, crocifisso e risorto, accolga ciascuno di noi dietro di sé, come discepoli, perché questa è la strada che conduce a santità, e di questo siamo certi. E così sia.